Ci siamo al terzo webinar di Easy Academy. Benvenuti di nuovo a tutti. Questa nella nostra aula virtuale itinerante. Abbiamo gente collegata anche da un sacco di distanze, di città, quindi bellissimo. Ricordo che questa è una bellissima aula virtuale dove si condividono un po' di esperienze di tirocini passati e di tirocinanti e le esperienze che i vari tirocinanti anche attuali stanno coltivando qui in Easy Sementi. Oggi abbiamo come ospite Ivan, che ci racconta un po' quella che è stata la sua esperienza di tirocinio. Ivan fondamentalmente è stato uno dei primi ragazzi che ha seguito il tirocinio qui, finalizzato proprio la tesi di laurea, che ha lavorato per noi con noi per tutta la stagione del 2017. Su che cosa? Su pomodoro da industria. Ha valutato se esistevano differenze in epoca di fioritura e di maturazione nel pomodoro da industria. Non vi anticipo altro perché lascio la parola subito a lui. Vi ricordo che ha 20 minuti di tempo e dopo facciamo tutte le domande del caso, tutte le curiosità che vi vengono in mente. A te la parola, Ivan, che ce l'ho qua a fianco, sì, ma... Sì. Se ogni tanto mi giro è perché Alice è di fianco a me, quindi... Ecco. A te la parola, Ivan. Va bene. Ciao a tutti. Ora vi mostro la presentazione. Ok. Perfetto, vai, Ivan. Bene, vabbè, ciao a tutti, io sono Ivan Lena e provengo dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, dove ho frequentato il corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie con indirizzo di produzioni vegetali. Poi, grazie alla collaborazione tra l'Università e Easy Sementi, ho potuto svolgere il lavoro di tirocinio finalizzato alla mia tesi dal titolo Caratterizzazione fenotipica ed evoluzione di carattere di interesse agronomico in Solanum microbersicum, che ha avuto la durata dal primo di aprile circa fino al primo di ottobre del 2017. Questo stage ha avuto come argomento principale la fenotipizzazione di linee parentali di pomodoro prevalentemente da industria. E i principali obiettivi della mia tesi sono stati la caratterizzazione di tratti fenologici e fenotipici rilevanti sia ai fini commerciali che utili per il miglioramento genetico varietale, la determinazione delle relazioni tra i diversi caratteri fenotipici, la determinazione delle relazioni tra i caratteri morfologici e la messa a punto di migliorie future riguardanti i caratteri di maggior interesse dal punto di vista del breeding e agronomico. Per quanto riguarda il lavoro vero e proprio, questo è stato svolto presso la stazione sperimentale che abbiamo qui in Easy e per quanto riguarda questo lavoro abbiamo utilizzato circa 116 linee di pomodoro prevalentemente da industria con epoca di maturazione differente e una diversa sensibilità agli stress termici ambientali, oltre che una differenza nella tipologia di bacche. Infatti avevamo tipologie cherry, round, elongating e blocchi, oltre che a qualche selvatico. E per questo lavoro abbiamo avuto due epoche di semine, chiamate E1 e E2, e per ogni epoca di semina abbiamo fatto due repliche, A e B per quanto riguarda l'epoca 1 e C e D per quanto riguarda l'epoca 2. E poi per ogni replica avevamo 5 piante da fenotipizzare per un totale di circa 2230 piante. Passando poi al lavoro vero e proprio, noi abbiamo effettuato circa 2 rilievi a settimana da inizio febbraio fino a quasi fine agosto per un totale di circa 75 rilievi e oltre 50.000 dati raccolti. I caratteri fenologici che siamo andati ad analizzare iniziavano dalla semina fino al trapianto
e andavamo a vedere come si comportava la pianta in pieno campo, fino alla raccolta dei frutti. E i caratteri che siamo andati ad analizzare sono stati il giorno di emergenza, il giorno di comparsa della seconda foglia, il numero di foglie alla comparsa del primo fiore, giorno di comparsa del primo fiore, giorno di apertura del primo fiore, giorno di comparsa del primo frutto, numero di fiori aperti e chiusi alla comparsa del primo frutto, giorno di invaiatura della prima bacca e giorno di maturazione del primo e del secondo palco. Successivamente poi, per l'analisi statistica, sono stati utilizzati solamente 7 di questi 11 caratteri rilevati, che sono quelli evidenziati in grassetto. La seconda parte dell'esperimento invece ha previsto l'analisi dei caratteri morfologici e questa parte si è svolta in laboratorio. Sono state raccolte circa 10 bacche per ogni linea e, quando avevano raggiunto la maturazione ideale, e si è cercato di raccogliere delle bacche omogenee tra loro. E si è andato a misurare poi il grado zuccherino delle bacche, il peso medio delle bacche, il volume medio delle bacche e la consistenza delle bacche. Altri tratti che abbiamo analizzato lungo l'esperimento sono stati poi l'altezza delle piante, la lunghezza del fusto, il colore del fiore, la tipologia di peduncolo e la venatura delle foglie, che però non sono stati poi successivamente utilizzati per quanto riguarda l'analisi statistica. E una volta raccolti tutti questi dati, abbiamo trasferito dal cartaceo abbiamo informatizzato tutti i dati e, dopo averli informatizzati, abbiamo normalizzato questi dati per poter effettuare le analisi statistiche. La prima analisi che siamo andati ad effettuare è stata di verificare se vi è una correlazione tra le diverse variabili che tra i diversi caratteri che siamo andati a analizzare, e abbiamo notato che vi erano importanti correlazioni tra queste variabili, e abbiamo deciso poi di riportare solamente il grafico inerente la replica D, che è stato ritenuto il più significativo. Qui potete notare come le correlazioni positive più importanti sono state individuate tra il numero di foglie alla comparsa del primo fiore e il giorno di comparsa del primo fiore, tra il giorno di comparsa del primo frutto e il giorno dell'invaiatura del primo frutto, e tra il giorno dell'invaiatura e il giorno della maturazione del primo palco. Le correlazioni negative più rilevanti invece sono state individuate tra il giorno della comparsa del primo fiore e il giorno dell'apertura del primo fiore, e tra il giorno della comparsa del primo fiore e il giorno dell'invaiatura del primo frutto. Un'altra analisi che siamo andati a verificare, sì, un'altra tipologia di analisi che siamo andati ad effettuare, sempre attraverso una nova, è stato quello di vedere se le epoche di coltivazione differente andavano ad influenzare le diverse variabili fenologiche. E abbiamo notato come in generale le piante seminate e trapiantate in epoca 2 presentassero una maggior precocità e una minore variabilità dei dati raccolti, in generale per tutti i tratti analizzati. Questo lo si può vedere bene anche nella tabella, dove sono stati riportati i giorni medi e le deviazioni standard inerenti alle diverse variabili analizzate. E l'unico carattere che si discosta da questo andamento è il numero di foglie alla comparsa del primo fiore, che si è dimostrato tendenzialmente più precoce per l'epoca 1 rispetto all'epoca 2. E sempre attraverso una nuova e successivamente con un Duncan test siamo andati poi ad individuare quali fossero le linee più precoci e più tardive per i caratteri analizzati. Abbiamo poi deciso di riportare solamente i caratteri ritenuti più importanti a fine dei breeding, e questi sono il giorno di apertura del primo fiore e il giorno di maturazione del primo palco. E da questo istogramma abbiamo poi ricavato il giorno medio di apertura del primo fiore, che è di 14,75 giorni, e la mediana, che è 14,90 giorni. Poi siamo andati ad individuare le linee più precoci e le più tardive. Le più precoci sono state evidenziate in rosso e vanno dai 10 agli 11 giorni circa, mentre le più tardive vanno dai 17 ai 19 giorni.
Cosa analoga è stata fatta poi per il giorno di maturazione del primo palco, e questo ha dimostrato di avere come valore medio circa 75 giorni, mentre la mediana è di 71 giorni. E le linee più precoci sono sempre state evidenziate in rosso, e queste vanno dai 60 ai 66 giorni, mentre le più tardive vanno dagli 85 ai 92 giorni. Inoltre abbiamo visto che in generale per tutti i caratteri nervi la linea GB030 è risultata essere molto più precoce per tutte le variabili ritenute più importanti al fine di questo esperimento. Infine poi siamo andati a fare un'analisi delle componenti principali, o PCA, o chiamata PCA, in cui abbiamo visto che le prime due componenti riuscivano a spiegare quasi tutta la variabilità presente in questo esperimento. In particolar modo si è visto come la prima componente sembrava essere influenzata in modo positivo dalle variabili come giorno della comparsa del primo frutto, giorno di invaiatura del primo frutto e giorno di maturazione del primo e del secondo palco, mentre la seconda componente sembra essere influenzata negativamente dal numero di foglie alla comparsa del primo fiore, dal giorno della comparsa del primo fiore, dal giorno dell'apertura del primo fiore. Si vede poi da questo grafico come tutte le linee siano raggruppate in una nuvola, un'unica nuvola, tranne alcune linee, quelle cerchiate in rosso, che si discostano leggermente e sono quelle che sono più precoci rispetto alle altre. Infine, concludendo, posso dire che grazie a questa tesi è stato possibile identificare le fasi fenologiche utili al breeding per caratterizzare la precocità nella fase vegetativa e riproduttiva. Sono stati identificati alcuni genotipi maggiormente influenzati dall'effetto ambientale, come ad esempio l'epoca di trapianto, mentre altri non ne sono risultati influenzati. Per quanto riguarda l'individuazione delle linee più precoci o tardive, sono stati osservati diversi caratteri e tra questi sono stati individuati i tre più influenti, che sono il giorno di apertura del primo fiore, il giorno di comparsa del primo frutto e il giorno di maturazione del primo palco. Infine, nei genotipi utilizzati come linee da industria, è risultato evidente, grazie anche alle analisi morfologiche che non ho riportato in questa tesi per motivi di tempo e in questa presentazione per motivi di tempo, è risultato evidente come alcuni tratti, tra cui il brex e la consistenza delle bracche, siano aumentati nel corso degli anni, e questo probabilmente è dovuto al miglioramento genetico che si è ottenuto grazie al breeding. Detto questo, posso dirvi che grazie a questo lavoro che ho effettuato in ISI, ho avuto la possibilità di entrare in questo mondo che mi affascina particolarmente, che è il mondo delle vite sementiere, all'interno del quale ho avuto l'opportunità in questi due anni, ormai quasi tre, di fare diverse esperienze e di affrontare diverse problematiche da vari punti di vista e cercando di risolverli per quanto riguarda la mia parte, poiché io mi occupo del seed quality control, sia praticamente dei co-out, e vado a verificare che il fenotipo delle piante corrisponda a ciò che sarebbe di essere venduto, e mi occupo anche della stabilità delle linee parentali del pomodoro determinato. E tutto ciò mi affascina e continua ad affascinarmi tuttora, e spero che continui per molto tempo. Concludo con il motto che ho inserito anche nella mia tesi e che spero mi accompagnerà molto tempo alla fine di tutti i lavori che farò. Così ho finito. Grazie, grazie veramente Ivan. E infatti hai fatto proprio bene a ricordare, anche a sottolineare quella che è oggi la tua posizione attuale in ISI Sementi. Oggi infatti Ivan è stato assunto presso ISI Sementi e lavora appunto come Grow Out Specialist, è responsabile, come ha detto giustamente lui, di controllare quelle che sono le purezze sia di principalmente di pomodoro indeterminato, ma non solo. Grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza. Mi ha veramente colpito quando hai detto più di 50.000 dati raccolti, 5.000, insomma, 50.000, infatti mi sembrava di aver capito male, invece sono proprio 50.000.
E effettivamente sono tanti, e però assolutamente diciamo che una bella abbronzatura però. Infatti positivo. Se ci sono qualche domanda da parte degli studenti, prego. Se qualcosa, perché io se no ne ho un paio. Ok, allora vado io, rompo il ghiaccio e chiedo a Ivan se tutte le linee che avete usato sono principalmente linee non ibridi, giusto? Esatto. Mi chiedevo se poi avete pensato anche a una genotipizzazione di queste linee, perché sarebbe stato interessante poi andare a vedere mappare quelli che sono i geni, i QTL. Era stata pensata di fare una cosa del genere per la seconda parte di questo esperimento, che però poi alla fine non è mai andato in porto, però sarebbe bello Individuare le linee che genotipicamente erano state individuate come più utilizzate per creare determinati ibridi e quindi andare a genotipizzare in modo tale da capire se effettivamente apportassero vantaggi all'ibrido finale che si voleva ottenere. Sì. Perché infatti si vede che è un lavoro preliminare che sicuramente gioverà tantissimo nel momento in cui si passerà alla genotipizzazione, si potranno veramente mappare geni anche proprio per la precocità in pomodoro da industria, che credo essere una delle tematiche principali. Qualcun altro? Qualche curiosità a Ivan? Beh, non vi preoccupate perché Ivan è sempre qua. Quindi qualsiasi dubbio o domanda vi viene in mente lo beccate sempre o nel suo ufficio, ma sicuramente più facilmente in campo. Io vi ricordo il prossimo, ringrazio Ivan innanzitutto, ringrazio tutti voi, e vi ricordo il prossimo webinar, che è il 4 di giugno, sempre, che correggetemi se sbaglio, ma dovrebbe essere sempre un giovedì. E sempre alla stessa ora, e ci sarà come ospite, cambiamo specie, andiamo finalmente su Zucchino, ci sarà Anna Paola che discuterà a breve la sua tesi sempre all'Università Cattolica a giugno, e quindi le diamo la possibilità di fare la sua prova, anche lei la discuterà online visto l'emergenza Covid, e quindi vi aspettiamo numerosi per il prossimo webinar con Anna Paola, e grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao. 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 Grazie. Ciao.